il partito dell'UDC e il gruppo consiliare di Cava dei Tirreni ha aperto un ragionamento politico che inizialmente era diretto a esprimere una candidatura cavese che potesse rappresentare Cava dei Tirreni alla provincia. Noi abbiamo aperto questo ragionamento politico, ma non per nostra responsabilità, è rimasto lettera morta. Altre realtà come il PD, come altre forze politiche hanno voluto procedere autonomamente nelle loro valutazioni senza accettare un confronto come doveva essere. Abbiamo preso anche noi delle decisioni nostre e abbiamo ritenuto che Pasquale Mauri sia la persona più degna per rappresentare la nostra comunità alla provincia. Però non cambierà nulla, anzi noi continueremo ad essere alleati del PD, continueremo a sostenere l'amministrazione del sindaco Vincenzo Servali. Tra l'altro abbiamo un'espressione UDC in giunta che è l'assessore Paola Moschillo. Continueremo ad essere coesi in consiglio comunale, però sempre in termini di collaborazione, di alleanza e mai di sudditanza. Cava rappresenta non solo quantitativamente un voto pesante, ma anche qualitativamente rappresentata dal capogruppo Giovanni. Credo che oggi abbiamo determinato un altro elemento importante per la crescita del partito, perché si incomincia un'altra volta a fare politica, quindi nonostante il sindaco si candida a consigliere provinciale, il nostro partito in propria autonomia di scelta a difesa della propria identità, tradizione, pone un problema, cioè quello di adesione al partito, perché con questo vogliamo anche una volta per sempre dire al PD che noi siamo alleato a tutti i livelli, regionale, provinciale, locale, ma conservando quelle che sono le caratteristiche delle persone e del partito.